stata la prima scuola in Italia e nel mondo a livello universitario e il primo master a livello mondiale universitario nella medicina estetica. Ci fu l'intuizione che il problema della salute di una persona, malata o non malata, va oltre la malattia tradizionale, ma va nella sfera del benessere, benessere che deve essere psicofisico. Il nostro master è nato nel 2001-2002 come primo master mondiale e universitario, quindi ne siamo orgogliosi e abbiamo voluto ricordarlo per i nostri 20 anni. In questi 20 anni siamo riusciti a diplomare oltre 970 medici estetici e siamo riusciti a far istituire il primo registro nell'ordine dei medici estetici. Il Master di Medicina Estetica di Tor Vergata e poi è una realtà europea unica. E oggi compie 20 anni, siamo molto contenti, questa splendida location di proprietà di Tor Vergata, quindi è veramente è stato un bellissimo evento, molto seguito. Oggi sempre più si parla di medicina rigenerativa, quindi è un passo in avanti rispetto alla medicina estetica. La medicina estetica, se vogliamo, è soltanto un correggere un difetto del paziente. Invece con la medicina rigenerativa vogliamo correggere quel difetto, ma anche curare e prevenire. La relazione che sto per andare a presentare invece verterà su una nuova tecnica di infiltrazione di acido ialuronico che permette un sollevamento dei tessuti pur mantenendo i volumi del viso normali, cioè senza alterare la volumetria del viso. L'evento è stato organizzato da noi come Master di Medicina Estetica con la segreteria organizzativa e con la FASI, che è l'organizzazione che ha gestito la parte logistica e poi anche la parte strutturale per quanto riguarda l'organizzazione con i contatti con le aziende, quindi è stata una connessione importante fra noi e le aziende e quanto riguarda l'organizzazione logistica.